Allora, se prendiamo posto, grazie. Abbassiamo la musica, grazie. Sei giornali, i fotografi ci fanno iniziare. Allora, grazie della presenza, grazie a tutti. La iniziativa di questa sera è dedicata al Lazio, il Lazio lo merita. Sono presenti i nostri ministri, i ministri della Lega. Salutiamo Alessandra Locatelli, Giuseppe Valditara, Roberto Calderoli, Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini. Grazie a tutti. È previsto l'intervento anche del candidato del centrodestra Francesco Rocca. L'iniziativa di questa sera è tesa a evidenziare l'attenzione che i ministri della Lega hanno per Roma, per la capitale e per il Lazio. Tra poco ci sarà un video e poi iniziamo gli interventi per questa iniziativa. Grazie, se possono mandare il video. Ringraziamo tutti i presenti, i nostri deputati, i nostri parlamentari, i giornalisti, gli iscritti, i sostenitori, i rappresentanti anche delle associazioni di categoria che sono presenti. Non a caso abbiamo scelto la Casa delle Associazioni, la Camera di Commercio di Roma, questa bellissima sala, per fare anche un primo bilancio dei primi 100 giorni di governo di centrodestra, e i nostri ministri sono qui per porre l'attenzione e per significare anche quello che potrà essere una sintonia, una sinergia tra governo nazionale e governo regionale, speriamo di centrodestra. Allora, iniziamo dal nostro ministro Alessandra Locatelli, ministro della disabilità, sul tema appunto dei fondi per le periferie inclusive. Insomma, Roma è una città complicata da questo punto di vista. Insomma, il ruolo del ministro della disabilità è assolutamente strategico. Ministro. Grazie Davide, buonasera a tutti. Innanzitutto voglio dire che il Lazio lo merita, ma soprattutto i cittadini, le persone che vivono in questo territorio meraviglioso che sto imparando a conoscere, comune per comune, comunità, struttura, associazione per associazione, meritano davvero di più. Abbiamo iniziato a dare un senso al cambiamento e all'integrazione che serve per rispondere ai bisogni delle persone a partire dal governo nazionale. Dobbiamo farlo passando per la Regione Lazio fino ad arrivare a tutti i territori, quindi sicuramente il fatto di collaborare, di mettere al centro le persone di un progetto di vita che parta anche dalle periferie più disagiate, più degradate, perché purtroppo dopo 2 anni di pandemia la povertà, povertà assoluta, povertà relativa sono aumentate e le persone più fragili che vivono nei nuclei che a parità di reddito prima stavano diciamo decentemente o ce la facevano arrivare a fine mese, adesso veramente vivono in serie difficoltà e noi dobbiamo fare di tutto per far ripartire dal punto di vista economico ma anche sociale la loro vita, mettendo al centro anche una rete importante tra associazioni e enti del terzo settore, no? Che possono collaborare con le istituzioni a tutti i livelli e soprattutto lo devono fare a livello regionale, perché lì passano le risorse, passano i progetti. Abbiamo la possibilità di arrivare ai territori tramite gli ambiti e veramente di dare la possibilità alle persone di mettere in posizione centrale non solo la parte che sicuramente è importante e strategica del supporto sanitario, pensiamo al benessere, alla vita delle persone in una dimensione regionale che vuole sicuramente anche velocizzare e garantire migliori servizi dal punto di vista sanitario, sociosanitario ma anche sociale, perché io lo continuo a dire anche girando tutto il territorio, la persona è una, non abbiamo bisogno un giorno di essere aiutati dal punto di vista medico o con i farmaci, le medicine, e il giorno dopo solo dal punto di vista relazionale, perché abbiamo bisogno di affetto, amici, sport, cultura. No, le persone sono una persona ha bisogno di tutto, quindi al centro di un progetto che garantisca dal punto di vista
regionale, nazionale e anche di collaborazione con gli enti locali, un'integrazione del sistema di supporto. E quindi da questo punto di vista non posso che immaginarmi una regione più attenta all'inclusione, al diritto delle persone di avere una vita dignitosa e partecipata, e soprattutto una regione che deve fare un salto di qualità, che io mi aspetto, visto che stiamo lavorando tanto dal punto di vista ministeriale del mio ministero, ma anche a livello nazionale, per garantire a tutti la stessa dignità e le stesse possibilità in un percorso di crescita che tenga conto della dimensione abitativa, della dimensione formativa e della dimensione lavorativa. Però possiamo farlo solo insieme, quindi io mi auguro che dal prossimo 12-13 di febbraio questa regione possa davvero avere uno sbocco nuovo, un salto di qualità che merita la regione, ma meritano i cittadini del Lazio. Grazie. Grazie Ministro. Passo la parola al Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Insomma, si cambia il modello, è il lavoro per una scuola incentrata sulla persona che valorizzi i talenti di ogni ragazzo. Ministro. Tante sono le cose che abbiamo fatto in questi primi 100 giorni, ma certamente la scuola ha avuto per noi un'attenzione molto particolare, perché è dalla scuola che cresce l'Italia, cresce il Lazio, cresce Roma. E allora in 3 settimane noi abbiamo concluso il contratto del personale della scuola, 1.200.000 persone, ci avevano messo 3 anni. Abbiamo aggiunto 100 milioni di euro, abbiamo cambiato finalità ad altri 300 milioni, abbiamo fatto avere un aumento di ben 124 euro al mese a 1.200.000 persone. Non è ancora sufficiente, anzi è ancora poco, lo dico chiaramente, ma è il più grande aumento mai fatto per la scuola italiana. E allora voglio subito dire che noi in 3 settimane abbiamo fatto quello che loro avrebbero potuto fare e che non sono riusciti a fare. Anche questo distingue la qualità di una politica di governo. Poi abbiamo anche stanziato, pensate, per il solo Lazio 735 milioni di euro per la riqualificazione delle scuole del Lazio, per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per costruire nuove scuole, per gli asili nido, per le palestre. E vogliamo che queste scuole, le nuove scuole, le scuole riqualificate siano ambienti di lavoro belli, dove si vada a lavorare con serenità, dove si vada a studiare con serenità. Pensate che non soltanto abbiamo stanziato per l'Italia intera abbiamo smobilizzato i famosi 700 milioni di euro del PNRR, ma siamo riusciti a trovare nelle pieghe del bilancio del Ministero qualcosa come 1.200.000.000 di euro, che non avevano ancora una finalizzazione, li abbiamo concentrati sulla edilizia. Poi abbiamo varato le linee guida per l'orientamento, perché noi crediamo fortemente nella valorizzazione dei talenti di ciascuno. Il merito sta in questo, valorizzare le capacità, le abilità di ogni ragazzo, non lasciare indietro nessuno. E allora da qui ci sarà l'insegnante tutor che coordinerà gli altri docenti in un lavoro di team per personalizzare l'educazione. Ci sarà l'insegnante tutor che si farà carico di quei ragazzi che hanno più difficoltà, per non lasciare indietro nessuno, appunto. E anche magari di quei ragazzi che vanno molto bene, che si annoiano in classe, hanno bisogno di accelerare. Abbiamo rilanciato il tema dell'orientamento, abbiamo mandato una lettera a tutte le famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole medie del Lazio e di tutta Italia, per indicare a loro quali sono le prospettive occupazionali più importanti e più significative, perché i ragazzi possano avere un futuro. Abbiamo ripristinato il concetto, insieme al concetto di merito, il concetto anche di autorevolezza. Abbiamo cercato di ripristinare il concetto di autorevolezza dei docenti, perché il concetto di autorevolezza insieme con quello di autorità, che non c'entra nulla con l'autoritarismo, ma il concetto del rispetto dell'autorità, delle istituzioni, è fondamentale. Da qui anche la circolare sui cellulari, e mi fa piacere che molte scuole abbiano subito adottato e realizzato questa circolare. Perché per noi è fondamentale? Perché non possiamo più accettare
che mentre un docente spiega non soltanto magari un ragazzo si guardi un film, cosa che già di per sé è inaccettabile, ma che magari come è successo purtroppo in tante occasioni e come è successo a Rovigo, i ragazzi filmino il docente, lo postino sul web e lo deridano. Il rispetto, la cultura del rispetto verso gli studenti, verso gli insegnanti è fondamentale, ma la cultura del rispetto è anche verso le cose. Pensate che i presidi mi hanno riferito che dopo le occupazioni, proprio qui a Roma, Liceo Tasso, Virgilio e altri, ci sono stati danni per migliaia e migliaia di euro. Allora non è più accettabile che non si abbia rispetto verso i beni pubblici. Allora capite, merito, autorevolezza, rispetto, sono i grandi valori che noi con iniziative concrete abbiamo cercato di immettere nella scuola italiana. E infine è stato detto prima dall'amica ministro Locatelli l'attenzione che abbiamo verso i disabili. Noi stiamo per varare una grande riforma del reclutamento degli insegnanti di sostegno, perché dare ai ragazzi disabili la continuità didattica e anche la preparazione dell'insegnante di sostegno è fondamentale, è una grande misura di civiltà e di dignità che noi dobbiamo certamente realizzare. Grazie Ministro. Prima di passare la parola al Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia, Roberto Calderoli, voglio salutare il nostro coordinatore regionale Claudio Durigon, i sottosegretari Freni e Morelli e il presidente del gruppo alla Camera Molinari. Allora, Ministro Calderoli, Roma Capitale, l'autonomia come opportunità. Ricordiamo che fu il centrodestra nel 2009 a fare la legge su Roma Capitale e credo che i decreti furono proprio firmati dall'allora ministro Calderoli, quindi sfatiamo questo mito. Prego. Grazie Davide. Io credo che sono mancati i tempi per la caduta anticipata della legislatura, ma quella che abbiamo in corso avrebbe potuto essere, attraverso un'assemblea costituente, ma qui il Parlamento potrebbe fare altrettanto, una legislatura costituente, e di obiettivi da raggiungere ce ne sono diversi, non tutti in capo al mio ministero. Tu ne hai citato uno, Roma Capitale, decreto del 2009, in cui con il federalismo fiscale erano state attribuite delle possibilità e anche i relativi finanziamenti alla città Roma Capitale. Dobbiamo dirci le cose francamente, perché non si è concluso completamente quel percorso, perché nel momento in cui determinate competenze tu le prendi dalla regione e le trasporti sulla città capitale, evidentemente la regione non era così d'accordo. Io credo che siano maturi i tempi, perché non attraverso un decreto legislativo come quello del federalismo fiscale, ma per via di una modifica costituzionale, alla capitale vengano trasferite almeno le competenze legislative che oggi sono in capo alle regioni. Se a questo aggiungo la possibilità che la capitale, in quanto equivalente a regione, possa partecipare all'autonomia differenziata, tutte quelle 23 materie che oggi possono acquisire le regioni a statuto ordinarie possono essere portate a casa anche dalla capitale. Secondo punto, presidenzialismo, premierato. Io sono aperto a qualunque tipo di soluzioni. Quello a cui tengo è che il cittadino deve avere il diritto di scegliere o il Presidente della Repubblica o il Premier, ma che non possa più accadere quello che è accaduto dopo la fine del governo Berlusconi, che alla guida del Paese ci fossero persone che non erano mai state votate da nessuno. Poi scegliamo una strada, scegliamo un'altra, va bene comunque. Autonomia differenziata, che è quella che seguo più direttamente, mi è piaciuto il video dove c'è Matteo che dice: non vogliamo cittadini
di serie A e di serie B. E riprendo la manifestazione, l'evento a cui ha partecipato la Presidente Meloni, in cui ha detto non possiamo rassegnarci a che ci siano cittadini di serie A e di serie B. Vogliamo una sola Italia dove i diritti vengono garantiti in tutto il Paese. Quello è il contenuto dell'articolo 1 della legge dell'autonomia differenziata e da me condiviso, anche se devo rappresentare il riconoscimento che l'esistenza dei cittadini di serie A, di serie B, io direi anche di serie C, D e promozione, è una realtà a cui siamo di fronte e non solo in una logica di nord-sud, ma rispetto ai piccoli comuni, alle aree marginali, alle zone di montagna, ai residenti nelle piccole isole. Quindi è un discorso che va affrontato. Sicuramente queste difformità e diversità non possono essere attribuite all'autonomia differenziata, perché non c'è. Quindi sono figlie di un centralismo che c'è attualmente, bisogna prenderne atto. Poi mi spiace dover riconoscere che uno Stato, dopo 22 anni, quando in Costituzione si scrive che vanno definiti e in capo allo Stato i livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, nessuno lo abbia mai fatto. A me sembra un punto base da cui, se tu vuoi qualunque tipo di confronto, se non è il termine di riferimento, non lo puoi realizzare. Però mi chiedo anche il perché. Perché se una politica centralistica fino ad oggi, perché fino ad oggi lo Stato ha dimostrato di spendere i soldi tanto e male. Le do due indicazioni rispetto alla spending review. Quando qualcuno cercava di contenere la spesa, dal 2011 a oggi lo Stato sul personale ha speso più 1,3%, le regioni sono ridotte del 10%, beni e servizi lo Stato ha aumentato del 14%, le regioni ha ridotto del 15%, quindi 29 di gap. Se vado a vedere l'indice di gradimento da parte del cittadino e della fiducia nei confronti dei soggetti istituzionali, c'è il Presidente, le forze dell'ordine, il Papa, ma in quello che è la sequenza degli enti costitutivi, la Repubblica, comuni, Europa, che ovviamente è un ente sovranazionale, regioni e alla fine di tutto lo Stato. Allora vuol dire che il cittadino è convinto che l'ente più vicino a lui spende meno e spende meglio, e questo si chiama sussidiarietà, cioè il fatto che la gestione della cosa pubblica realizzata a livello più vicino al cittadino funziona di più. E quello che noi stiamo facendo attraverso l'autonomia differenziata è avvicinare la gestione di quel servizio il più vicino a livello del cittadino. La nostra riforma non inventa dall'oggi al domani l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata esiste perché il contenuto di una riforma costituzionale targata PD del 2001. Le materie che qualcuno ci attribuisce a voler mettere in discussione non le abbiamo inventate noi. Sono 23 materie nella Costituzione del governo D'Alema. Quindi quando qualcuno mi dice questa sì, questa no, se vuoi prima cambi la Costituzione, ma quello che è certo è che non è sufficiente che la Regione chieda automaticamente venga dato. La Regione può chiedere una materia o un pezzetto di questa, ci vuole un governo che dica sono d'accordo, ci vuole un'espressione sulla preintesa del Parlamento e infine un voto a maggioranza assoluta di tutto il Parlamento. Quindi francamente, quando qualcuno teme che possa accadere qualcosa, mi dica dove è scritto che qualcosa possa accadere, perché vuol dire che qualcuno ha deciso di farsi male. Ma ci sono tutti i sistemi di messa in sicurezza del sistema in modo che il sistema regga e che le regioni possano correre di più e non penalizzare qualcuno rispetto a un altro. Io ho sempre fatto l'immagine del treno che ha un locomotore davanti e uno dietro, se uno tira e uno spinge
il treno andrà ai famosi 300 all'ora, se uno si fa trainare purtroppo andremo tutti a 150. Grazie. Grazie Ministro. Adesso passo la parola al Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti. A Roma nel 2025 ci sarà il Giubileo, il Governo ha stanziato 1.300 milioni, c'è la possibilità di Expo 2030, c'è tutto il tema legato al sistema produttivo, in particolare il sistema turistico, con il potenziamento dell'hub di Fiumicino che è assolutamente strategico per la città di Roma e per l'intera regione. Giancarlo Giorgetti. Grazie. Ma allora, prima di tutto devo dire che abbiamo fatto una cosa che non ci aspettava nessuno, nel senso che non abbiamo scassato i conti pubblici, non abbiamo aumentato le tasse e in qualche modo abbiamo fatto un intervento massiccio per quella che è l'emergenza numero uno a nostro giudizio, e cioè le bollette, l'energia elettrica e del gas. Purtroppo alcune di queste misure non sono conosciutissime, ad esempio quella del bonus sociale per tutti coloro che hanno un ISEE inferiore a 15.000 euro che noi abbiamo aumentato. Molte famiglie che sono in questa condizione non sanno che devono andare a fare la certificazione ISEE, e questo dobbiamo in qualche modo farlo conoscere, ma soprattutto credo che la politica che abbiamo adottato sulle bollette comincia a dare i primi frutti. Domani, io diciamo così, avevo anticipato qualcosa in un'altra situazione, domani ARERA darà notizia dello sconto, diciamo così, della riduzione delle bollette, che adesso qui non faccio i numeri perché sennò non so se posso dirlo, comunque non è il 40%, ma siamo vicinissimi, e questo è un primo tangibile segnale. E non solo, questo vale già per gennaio, dalle bollette che escono da domani, ma vuol dire che a febbraio ci sarà un'ulteriore riduzione, e quindi auspicabilmente ci indirizziamo verso un sentiero di normalità a beneficio delle famiglie. Mi è stato chiesto l'hub di Fiumicino. Ovviamente sulla vicenda ITA non posso entrare nei particolari, ma una cosa sicuramente la posso dire, perché c'è stato anche tanto retroscenismo rispetto a tutta questa vicenda. Io credo che sarà una grande operazione industriale, ovviamente andrà in porto, e soprattutto a beneficio di Fiumicino, perché nel disegno strategico, almeno della proposta iniziale che ha fatto Lufthansa, questo diventerà per tutto il gruppo Lufthansa l'hub di riferimento per il sud, tra virgolette, del mondo, e quindi con una prospettiva di sviluppo che va ben oltre una dimensione, tra virgolette, nazionale o continentale. Cioè essere parte di un gruppo così importante e diventare il punto di riferimento di questo gruppo per tutto guarda l'emisfero sud, credo che rappresenti un'opportunità unica. Quindi tutta questa vicenda, alla fine, se si concluderà come auspicato, a mio giudizio sarà valutata per le sue ricadute anche e soprattutto sul territorio di Roma. Poi volevo dire qualcosa, Giubileo, ma non c'è soltanto il Giubileo. Io credo che Roma ha l'ambizione, ci sono delle candidature depositate che sono note, quelle dell'Expo, ma non c'è soltanto quella, ce n'è una che potrebbe maturare, io l'ho preannunciata, che è quella dell'autorità antiriciclaggio europea. Uno dice, ma chi se ne frega dell'autorità antiriciclaggio? Non è affatto una cosa insignificante. L'Italia proporrà la propria candidatura, ci sono diverse città che hanno presentato la loro proposta, adesso faremo la selezione. Chiaramente Roma può vantare la presenza di note istituzioni di tipo finanziario e quindi dare credibilità a questo tipo di prospettiva. Ma senza farla lunga e soprattutto senza fare un elenco degli stanziamenti a favore di questo e di quell'altro, c'è una cosa che però, chiudendo questo mio rapido intervento, voglio ricordare, perché è una cosa che mi ha da un lato affascinato e dall'altro segna una rotta anche per il futuro in termini di infrastrutture, che è lo stanziamento che abbiamo garantito, sono 700 milioni, al sistema dell'acquedotto del Peschiera. E questa è una cosa affascinante, perché questo è uno dei più grandi acquedotti del mondo. Da Rieti serve Roma e non solo Roma, l'85% della città. È un qualche cosa di ambizioso e qualcosa che si lega
alla concezione della risorsa acqua, che guardando in prospettiva diventerà veramente strategica e cruciale, e il cui utilizzo dovrà essere veramente utilizzato e razionalizzato. Quindi nel PNR non si parla troppo di acqua, si parla forse troppo poco, ma questa diventerà, diciamo così, lo ribadisco, una risorsa strategica sia per il consumo umano sia per l'uso in agricoltura e nei processi. Quindi è una grande sfida che secondo me che aspetta anche noi, diciamo, delle responsabilità che abbiamo, ma questa diciamo vicenda del Peschiera, che non conoscevo come sistema, secondo me è bella, è una bella storia che deve essere conosciuta e che in qualche modo lega anche Roma con il Lazio, e quindi mi piaceva ricordarla per il presidente. Grazie Ministro, adesso ho il piacere di presentare il nostro segretario, il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Insomma, dalla metro C alla Salaria, passando per l'acquedotto del Peschiera al porto di Civitavecchia, veramente in 3 mesi si è data una accelerata impressionante a quelle che sono le infrastrutture nella nostra regione e nella nostra città. Matteo Salvini. Grazie. Anch'io 5 minuti. È un incontro che riassume in mezz'ora 100 giorni affascinanti, difficili, sfidanti, emozionanti, da cui usciamo orgogliosi. E mi permetto di aggiungere una riflessione guardando voi e ascoltando chi è dietro questo tavolo: la forza della Lega non è mai il singolo, è la squadra. La Lega è una squadra. Quindi dal 13 febbraio, quando per la prima volta nella storia, e qua c'è gente che ha la tessera in tasca da 30 anni e più, sicuramente torneremo al governo di Regione Lombardia dopo 30 anni e quindi ci sarà una prosecuzione di un percorso virtuoso, perché oggi ero a Milano e un giornalista mi ha detto: ma come? Perché i cittadini dovrebbero votarvi dopo 30 anni che ci votano? Se non sono scemi, ci votano da 30 anni, evidentemente un motivo per cui ci votano da 30 anni ci sarà, e quindi lì squadra che vince non si cambia. Però sarà emozionante il 13 pomeriggio sapere che il buon governo che la Lega applica stasera in 800 comuni italiani, in tante province, apro e chiudo la parentesi, nelle riforme che porta avanti Roberto ci sarà anche la reintroduzione della provincia eletta direttamente dai cittadini, con funzioni, poteri, personali, denari, perché si tratta dell'ennesima renzata che non ha fatto risparmiare niente ma ha lasciato scuole e strade senza manutenzioni. Quindi governare la Regione Lazio con Francesco Rocca, che fra poco si collegherà con gli assessori, con i consiglieri della Lega, sarà una prima volta. E la prima volta è sempre bella, e te la ricordi, ma soprattutto sarà una prima volta in cui Roma e Lazio entrano in una squadra, in una famiglia, in una comunità, che parte dal vice governatore della Sicilia e arriva al governatore del Veneto. Quindi si fa parte di una squadra, che è un valore aggiunto, così come la Lega quando entra in Consiglio dei Ministri noi ci sentiamo, ci confrontiamo, ragioniamo, emendiamo. A volte ce la facciamo, a volte no. Questi 100 giorni, 2 ragionamenti da ministro, tanta roba, abbiamo trovato 117 opere commissariate e quindi ci siamo posti il problema: se il commissariamento è un una tantum ci sta, se il commissariamento è la prassi per finire un cantiere vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Da qui un codice degli appalti che semplifica, velocizza, innova e modernizza, perché la Lega si fida dei privati, degli imprenditori e degli artigiani e dei liberi professionisti. Noi ci fidiamo. La CGIL attacca questo codice, vuol dire che il codice è fatto bene e funzionerà. Così come quando la CGIL attacca il ministro Valditara, vuol dire che Valditara sta lavorando bene. Dal codice dei contratti, che dovrà essere norma entro il 31 marzo, a un altro codice, e ahimè da Roma e provincia ogni
fine settimana arriva non notizia, un bollettino di guerra, il codice della strada, perché noi possiamo mettere come mettiamo i commissari e i soldi per la Roma Latina, la Cisterna Valmontone, la Orte Civitavecchia, la metro C, 2 miliardi, arriva il governo della Lega col ministro dei trasporti della Lega, dopo anni di chiacchiere a mettere 2 miliardi per la metro C, e domani faccio un sopralluogo a Porta Metronia per verificare che tutto proceda spedito, però ripeto, tu puoi avere le strade col 5G, con i droni, con le ricariche a idrogeno e le telecamere, ma quando hai una strage di migliaia di morti nelle città e fuori dalle città vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Abbiamo aperto un tavolo al Ministero sulla riforma del codice della strada per normare quello che non c'era nel 92, ad esempio penso ai monopattini. Vanno bene i monopattini che a 20 all'ora rispettano le norme, ma non ci possono essere monopattini che sfrecciano a 50 all'ora sui marciapiedi contromano fregandosene di qualsiasi tipo di regola. E quindi questo nel micro. Nel macro, siccome la maggioranza assoluta dei morti, pensiamo ai ragazzi falciati sui marciapiedi a Roma, sono vittime incolpevoli, se da una parte stiamo lavorando con Valditara sull'educazione stradale, ed è bella l'idea che arriva dal tuo ministero di fare l'educazione stradale vera a scuola ai ragazzi di 15-16 anni, ma chi la fa e dimostra di averla fatta magari aggiunge dei punti sulla patente, quindi parte non da 20 ma da 21 o da 22 per dare un senso concreto, però oltre all'educazione serve anche la sanzione, quindi interventi più pesanti su chi si mette alla guida drogato e ubriaco, che la patente non la deve più vedere neanche col binocolo, perché altrimenti porto di Civitavecchia 35 milioni e sarà il porto di Roma e sarà un indotto economico incredibile, la salaria, l'acquedotto, lo diceva Giancarlo, stiamo lavorando, lo dico stasera perché ci stiamo ancora ragionando, però lo spunto di Giancarlo è troppo ghiotto, per convocare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la prima riunione per preparare un piano nazionale di valorizzazione dell'acqua, perché Roma è anche una delle più grandi province agricole d'Europa e quindi non possiamo aspettare che piova, dobbiamo trattenerla. L'acqua piovana, c'è un piano invasi, un piano laghetti, anche lì ci sarà il comitatello del no. Da ministro, onore e onere della scelta, io ascolto tutti, però il progresso, il futuro e il lavoro non possono rimanere ostaggio dei signor no di professione, e penso al tema dei termovalorizzatori. La Lega alla guida della Regione Lazio significa ripulire Roma dalla monnezza e trasformare i rifiuti in calore, energia, lavoro e ricchezza. Senza se e senza ma. Se uno non li vuole, vota i 5 Stelle, vota il PD, vota quelle robe lì. Vado a chiudere. Sulle liste d'attesa, non miracoli, ma un piano quinquennale per la riduzione delle liste d'attesa e la riapertura di quei punti salute che quando il centrodestra governava a Lazio, e vedo e ringrazio Francesco Storace, gli ospedali non chiudevano ma aprivano. E quindi un ultimo tema che mi sta a cuore perché è una direzione del mio ministero, la casa. Chi sceglie la Lega a Roma, a Latina, a Frosinone, ma come a Milano, a Brescia, sceglie la Lega perché per noi, lo diceva Roberto, non ci sono cittadini di serie B. A sinistra sono molto attenti ai salotti, alle ville, a chi ha 18 domestici e 16 telecamere di sorveglianza. Noi siamo, non dico più, ma parimenti attenti alle centinaia di persone che io ad esempio stasera andrò a incontrare a Torre Angela. Noi vogliamo riportare al centro le periferie di Roma e del Lazio, perché Roma, come Milano, non è solo la ZTL. Quindi è questo il ragionamento. Quindi nell'arco dei 5 anni il tavolo per la valorizzazione dell'acqua è un nuovo piano casa. Io mi sono andato a studiare quello che fece la DC nel dopoguerra, un grande piano di costruzione e valorizzazione delle periferie, dei quartieri. Ad esempio Giancarlo parlava di Expo, sono il primo tifoso di Expo 2030, ho incontrato il segretario generale, anche perché si parte dal dossier Milano, quindi unire
Milano e Roma. Il successo di Expo Milano 2015 sarà il successo di Expo Roma 2030, però anche qua, non in Piazza di Pietra, a Tor Vergata, per valorizzare un intero sistema dimenticato. Quindi sono felice, sono orgoglioso, sono parzialmente stanco perché stiamo lavorando come matti. Vi posso assicurare che questo governo andrà avanti 5 anni spedito e compatto, perché con Giorgia e con Silvio stiamo lavorando molto bene. Ultima riflessione, ringrazio Beppe Valditara per aver messo al centro il tema stipendi e aver detto il re è nudo. È chiaro che l'affitto a Roma costa di più e quindi prevedere che un dipendente pubblico, un insegnante, un poliziotto, un postino, un vigile, un lavoratore, una lavoratrice che deve vivere a Roma e pagare l'affitto a Roma si merita qualcosa in più. 10 secondi per i giornalisti che ovviamente, e lo dico con tutto l'affetto da giornalista professionista iscritto all'Ordine, hanno ascoltato questi 40 minuti, anche se la domanda con cui vogliono aprire il giornale TG è un'altra, giustizia. Io invito tutti a non parlarne di più e a portare in aula una grande, moderna, rivoluzionaria riforma della giustizia. Non è più tempo di polemiche, non c'è tempo da perdere, non mi appassionano atti, omissioni, dimissioni, remissioni. Molto semplicemente rispetto così tanto alla magistratura, che se la magistratura dice che qualcuno merita l'ergastolo o l'isolamento, questo deve stare all'ergastolo e all'isolamento. E mi sconcerta che oggi sia fuggito dai domiciliari un ergastolano, è un ossimoro. Quando ho letto il titolo sul Corriere, ergastolano fugge dai domiciliari, ma come? Ma come fa un ergastolano a fuggire dai domiciliari? Ha ammazzato un carabiniere, un uomo in divisa. Chiudo con rispetto, chi sceglie la Lega sceglie i valori, sceglie il rispetto, sceglie le regole. E quindi non vedo l'ora che arrivi questo 12 e 13 febbraio, perché segnerà la storia di Roma e del Lazio. Grazie e andiamo a vincere. Grazie segretario, ecco i ministri della Lega a sostegno di Roma e del Lazio e soprattutto a sostegno di Francesco Rocca, il nostro candidato che dovrebbe essere in collegamento con noi. Eccoci Francesco, la Lega è al tuo fianco, i ministri del governo sono al tuo fianco, in bocca al lupo. Grazie, grazie, innanzitutto mi sentite, spero. Benissimo. Bene, grazie, grazie a tutti i ministri, grazie per la vostra presenza, per il vostro sostegno. Io tra poco sono a Latina, tra poco andrò proprio a una manifestazione di uno dei candidati della Lega. Nessuno me ne voglia, ma grazie Matteo, perché ti incontro ovunque, sei davvero irrefrenabile nel sostenere questa campagna elettorale, nel volere questa vittoria, che comunque, lasciamelo dire, ti costerà cara, perché verremo a bussare al tuo ministero e questo lo sai, ad ogni incontro ho già dato portato. Però ecco, è un clima straordinario, ci sono soltanto alcuni giornali che cercano di far passare per un clima avvelenato quello che io come candidato sento, un clima di coesione e di passione unico ovunque io vada. Grazie, consentitemi, io ho fatto adesso un intervento, quindi ho letto soltanto una prima agenzia al ministro Locatelli per le sue parole di attenzione, perché comunque davvero questa è anche una regione ferita, questa è una regione in cui le persone più fragili attendono risposte e soprattutto lo dico, e Matteo lo stai vedendo insieme a me, quanto qui purtroppo si sia creata una regione in cui ci sono cittadini di serie B e di serie C, perché non si può parlare di serie A quando si parla di Roma ridotta in questa maniera, e noi vogliamo invece riportarla in Champions League come merita, insieme a tutta la regione. E poi ci sono le nostre province, le province che sono completamente abbandonate, sono trascurate, gli ospedali praticamente sono fatiscenti, abbiamo una sanità, se si vive ai confini con la Campania o nell'Alto Frusinate, completamente difficile. Devono venire a Roma i nostri cittadini delle province per trovare le risposte di cura. Di questi giorni il dato
più dell'80% dei tumori si operano a Roma e nelle province soltanto il 7%, e questo è un indicatore importante. Abbiamo tra gli indicatori più bassi negli screening oncologici, questo significa che nei prossimi anni aumenterà ancora di più la mortalità per questa patologia. Abbiamo ancora una regione che utilizza il fax. Io per il mio ruolo ricoperto ho visitato 70 paesi, nessuno, io non trovo il fax più da nessuna parte, e invece utilizza il fax per cercare i posti letto anziché digitalizzare. Quindi c'è bisogno davvero di una rivoluzione culturale, di una rivoluzione del fare, perché questo aspettano i nostri cittadini, questo è quello che, Matteo, tu ricordi in ogni occasione, e su questo insieme a una grande squadra sono sicuro che riusciremo a dare una direzione nuova a tutta la regione. Grazie davvero a tutti voi per il sostegno. Grazie Presidente, grazie a tutti. 12 giorni si vota, 10 giorni di campagna elettorale, vota Lega, il Lazio lo merita. Grazie.